Benvenuti ragazzi, quella di oggi sarà una lezione di scienze umane ma con un taglio decisamente interdisciplinare. Ci occuperemo del pensiero, del linguaggio e della metamorfosi digitale. In che modo le nuove tecnologie hanno cambiato la nostra vita? Come il digitale e la prospettiva computazionale determinano oggi le nostre vite? Come ha cambiato il linguaggio? Cosa vuol dire oggi virtuale? E come tutto questo ha influito sulla nostra identità? Ci guida in questo interessante percorso il professor Claudio Giovanni De Martini del Politecnico di Torino. Pensiero, linguaggio e metamorfosi digitale. Cari ragazze e cari ragazzi, bentrovati in questa lezione dal titolo Pensiero, linguaggio e metamorfosi digitale. Ciascuno di questi termini veicola scenari scientifico-culturali molto ampi e complessi, ma intendo richiamare la vostra attenzione sul termine digitale, un termine che ci indica la prospettiva che intendiamo assumere a fondamento di questa riflessione. Iniziamo con la declinazione della struttura di questa lezione, che si compone di tre parti. La prima tratta del pensiero e del linguaggio nella prospettiva computazionale, a partire da alcuni cenni e riferimenti storici utili alla nostra argomentazione. Seguono alcune considerazioni sull'impatto della metamorfosi digitale attraverso riferimenti specifici all'Internet delle cose e del tutto. Infine, accenneremo a uno degli attori primari di questa trasformazione, denominato gemello digitale o digital twin, vero catalizzatore della fusione del mondo reale con il mondo virtuale. Iniziamo quindi con la prospettiva computazionale del linguaggio e del pensiero. In questa prima parte, al fine di tracciare il percorso evolutivo dei concetti che sono rilevanti rispetto all'analisi, vediamo alcuni riferimenti storici che ci consentono di radicare nel passato alcuni principi che ritroviamo nel quadro scientifico-culturale della trasformazione digitale. Il primo riferimento va a Renato Cartesio, al suo discorso sul metodo. Infatti, nei suoi appunti, Cartesio scrive di aver scoperto i fondamenti di una scienza meravigliosa e comincia così a delineare i principi di una scienza nuova, elaborando anche un metodo unico, strutturato come quello della matematica, valido per tutti i campi del sapere. In particolare, Cartesio, nel discorso sul metodo, scrive: invece di quel gran numero di precetti di cui la logica è composta, credetti di avere abbastanza dei quattro seguenti. Il primo era di non accettare mai nulla per vero senza conoscerlo evidentemente come tale, ed è la resistenza al dubbio. Il secondo di dividere ogni problema preso in esame in tante parti quanto fosse possibile richiesto per risolverlo più agevolmente. E questo è il principio della specializzazione. Il terzo, cominciando dalle cose più semplici e più facili, è a conoscerci per salire a poco sino alla conoscenza delle cose più complesse, supponendo altresì un ordine tra quelle che non si precedono naturalmente. E questo è un chiaro riferimento al principio della generalizzazione. E l'ultimo, di fare in tutti i casi enumerazioni tanto perfette e rassegne tanto complete da essere sicuro di non omettere nulla. E questo è un chiaro riferimento al principio della classificazione. Per quanto concerne il linguaggio, consideriamo che esso rappresenta la capacità che l'uomo ha di esprimere concetti, pensieri e significati attraverso un codice complesso e unico, la lingua. Altrimenti detto anche linguaggio verbale umano, per sottolineare il fatto che si tratta di una prerogativa assoluta dell'uomo. Il primo richiamo va a Noam Chomsky, che è il padre della linguistica computazionale e dei linguaggi formali. Egli sostiene la tesi del linguaggio come abilità innata dell'individuo,
Altri invece, come il linguista Shigeru Miyagawa del Massachusetts Institute of Technology, ritengono che il linguaggio sia invece il risultato della capacità di apprendimento del genere umano. In particolare, proprio Miyagawa estende considerazioni già espresse 150 anni fa da Charles Darwin nell'Origine della specie, sostenendo la tesi che il linguaggio umano si sarebbe sviluppato dal canto degli uccelli. Passiamo ora dai riferimenti storici al nostro tempo. Consideriamo a questo punto la relazione che il pensiero e il linguaggio hanno con il termine intelligenza. A fronte della constatazione, ovviamente, della creatività dell'uomo nella scienza, nella tecnica, nella cultura, nella società, ma anche con intelligenza artificiale e ancora con l'interazione uomo-macchina. Per quanto concerne il pensiero, percepiamo l'immediatezza del raccordo con il termine intelligenza e infatti quest'ultimo conduce all'individuo e al modo in cui agisce. Infatti l'uomo osserva, legge, scrive, parla, ricorda, progetta e mentre riflettiamo su questi termini, davanti ai nostri occhi improvvisamente scorrono le immagini della Gioconda, della Cappella Sistina, mentre ascoltiamo una voce che declama la Divina Commedia. E allora comprendiamo come l'uomo possa emozionarsi e far emozionare, ma soprattutto, sull'onda della passione, immaginare e creare veri tesori dell'arte. Ebbene, molto del sapere accumulato nel percorso evolutivo dell'essere umano lo troviamo anche nella tecnologia che oggi rende disponibili robot antropomorfi, droni, bot, smartphone, sensori evoluti. E questi risultati sono stati conseguiti anche attraverso l'applicazione alle macchine delle tecniche basate sull'apprendimento simbolico e statistico, unitamente all'elaborazione massiva di flussi permanenti di dati. Sono veri e propri gioielli della tecnologia che stanno però incidendo in modo invasivo la nostra esistenza quotidiana, addirittura minacciando i modelli sociali, perché inducono un'elevata percezione del rischio connesso all'intelligenza artificiale. Per fortuna ci consola Albert Einstein quando ci dice che le macchine un giorno potranno anche risolvere tutti i nostri problemi, ma nessuna di esse potrà mai porne uno. Riflettiamo sul linguaggio e osserviamo che il linguaggio, o meglio la lingua, consente a cittadini del mondo di comunicare con altri cittadini del mondo, ad esempio in lingua inglese, cinese, francese. In modo del tutto analogo, sempre lo stesso linguaggio consente a ogni singolo individuo di interagire con le macchine. Dunque, il linguaggio è il mezzo con il quale un individuo può illustrare a un suo simile cosa deve fare, e in modo del tutto analogo, lo stesso individuo usa il linguaggio per descrivere cosa deve fare il microcontrollore per spegnere la lampada, abbassare le tapparelle e bloccare la porta di casa, o per sollecitare un robot antropomorfo a correre e saltare. O ancora per chiedere alla cucina robot di preparare un piatto di spaghetti alla carbonara. Bene, in questo primo incontro abbiamo richiamato poche premesse utili alla prosecuzione nelle successive parti della lezione. Metamorfosi digitale, proprio di quest'ultima trattiamo in questa occasione. Il termine metamorfosi è proprio di un organismo vivente e la tecnica creata dall'uomo come propria estensione determina anche la trasformazione dell'uomo stesso, addirittura sul piano biologico. Umberto Galimberti in Psichetecnica sottolinea che la tecnica è l'essenza dell'uomo e che stante l'insufficienza della propria dotazione naturale, senza il fare tecnico, l'uomo non sarebbe sopravvissuto. Infatti, proprio grazie alla sua plasticità nell'adattamento, l'uomo prende posizione nel mondo attraverso procedure di selezione e stabilizzazione per raggiungere culturalmente quella selettività e stabilità che invece l'animale possiede per natura. Partiamo dal lavoro di Jeanette Wing, Pensiero computazionale, è del 2006. Intende mostrare a ogni studente come pensa un informatico.
Jeanette Wynne definisce il pensiero computazionale come un insieme di processi mentali impiegati per formulare problema e soluzione in modo tale che la prescrizione della soluzione sia effettivamente eseguibile da un agente che elabora informazioni, uomo e macchina. Donald Knuth, prima di lei nel 74, scriveva: "A dire il vero, una persona non comprende davvero un argomento fino a quando non riesce ad insegnarlo a un computer." E vediamo il dualismo computer, uomo. Infatti scopriamo, in questa immagine che il pensiero computazionale è logica e valutazione, in quanto individua e distingue, singole componenti, elementari. È algoritmo perché, ad esempio, applica il principio di invarianza per descrivere i comportamenti di un sistema. È modello del problema perché rappresenta gli aspetti più rilevanti per renderlo trattabile. È astrazione e composizione, perché guarda alla sintesi della complessità del problema. È bene notare come tutti questi concetti che abbiamo elencato trovano la propria radice nei precetti che Cartesio all'inizio del Seicento ha declinato nel suo discorso sul metodo. Con Jeanette Wynne si consolida la transazione dal risolvere il problema a far risolvere il problema, e su questo rileva il ruolo di Noam Chomsky, emerito al Massachusetts Institute of Technology, che nel 1957 presenta al mondo il suo lavoro Strutture sintattiche sul concetto di grammatica generativa, un risultato fondamentale per la linguistica computazionale e per la nascita dei linguaggi formali. Con essi è possibile programmare un calcolatore. Praticamente tutti i dispositivi oggi in uso, da quelli per l'emissione dei biglietti per gli eventi agli elaboratori della NASA, utilizzano sistemi formali, quei sistemi formali di Chomsky, per gestire le proprie funzionalità e addirittura dialogare con gli esseri umani. In questa figura emerge con chiarezza il dualismo uomo-macchina, risolto attraverso la diversità nei linguaggi, che descrivono però una sola procedura, fruibile da entrambi, elaborata funzionalmente sulle attività e i compiti da svolgere. In questo quadro, riusciamo a comprendere l'esplosione dell'Internet delle cose. Nel 2018 vi erano 7 miliardi di dispositivi, IoT. Questo numero è cresciuto raggiungendo i 27 miliardi nel 2019, e nel 2020 125 nuovi dispositivi si collegano ogni secondo alla rete, generando una previsione di 31 miliardi di dispositivi alla fine dell'anno e oltre 50 miliardi oltre il 2025. Sul fronte dei costi, invece, guardando all'internet a banda larga, scendiamo a meno di 1 euro al giorno. Moltissimi sono i dispositivi che dispongono di funzionalità wireless, integrando molti sensori e attuatori. A questo si aggiunge la proliferazione degli smartphone, che è pervasiva, inarrestabile. E proprio in questa immagine, sono stati riportati diversi domini applicativi che si avvalgono dell'Internet delle cose, e questi domini variano dall'inquinamento dell'aria alla perdita dell'acqua potabile, ed è sufficiente entrare in uno solo di questi per renderci conto della sua complessità infrastrutturale e organizzativa. Ad esempio, esaminando il dominio degli incendi boschivi, vediamo come al primo livello si colloca il rilevamento dei dati dal campo, effettuato attraverso sensori intelligenti. A livello 2 sono presenti le grandi infrastrutture per la comunicazione. A livello 3 le complesse articolazioni funzionali per la gestione del sistema nella sua complessità. Tutto ciò ha creato una tempesta perfetta per l'Internet delle cose. Qualsiasi dispositivo può collegarsi a Internet e quindi a tutti gli altri già presenti in rete. Questo vale per le macchine del caffè, le lavatrici, le cuffie, le lampade, i dispositivi indossabili, qualsiasi altro componente dotato di potenzialità di collegamento, di connessione. Questo accade anche per le parti di un veicolo. Pensiamo ad esempio a un motore a reazione presente su un veicolo, ma vale anche per il trapano posizionato in una piattaforma petrolifera. In pratica, l'IoT è una gigantesca rete di cose connesse che comprende naturalmente anche le persone. Proprio da quest'ultima considerazione deriva la genesi del riferimento al termine Internet del tutto, Internet of Everything, secondo la definizione anglosassone.
Ebbene, questa immagine che vedete suggerisce la complessità della rete, che ora coinvolge individui, organizzazioni e tutti quanti interagiscono tra loro, ma non solo tra loro, anche con le cose, seguendo una logica declinata da un processo che è componente fondamentale dell'applicazione, attore primario nella scansione delle risorse e dei tempi, nell'ambito degli obiettivi e dei vincoli che sono stati definiti per la stessa applicazione. Importante è il ruolo del dato, inteso come flusso informativo, che è in grado di alimentare il potere di descrivere, predire e prescrivere nuovi casi d'uso, facendo convergere il contesto virtuale in quello reale, riferendo a diversi, scenari sostenibili. Si estende il modello, diciamo così, dell'intelligenza che si sposta in periferia, la sicurezza informatica segue lo stesso percorso, avvicinandosi sempre di più all'utente finale. Infatti, il perimetro della sicurezza adesso, evidentemente deve essere presente ovunque e deve essere centrata sull'utente finale, soprattutto nel caso di un utente, mobile. Ma vediamo quali sono le tecnologie abilitanti per l'internet del tutto. Cominciamo con il fog computing, ovvero la nebbia computazionale, che ha promosso l'elaborazione periferica, spostando l'analisi dei dati verso il punto di origine dell'informazione, accelerando così le attività e diminuendo la congestione del traffico dati, tradizionalmente indotta dall'elaborazione centralizzata. Si riduce così il tempo di latenza e l'impatto del traffico sul cloud remoto. Sempre nel quadro di questo processo di decentralizzazione si colloca la blockchain, che è una tecnologia di archiviazione dati e registrazione di transazioni. Si basa su un registro distribuito, sicuro, incorruttibile, trasparente e privo di controllo centrale. Infatti, la validazione delle transazioni e la loro integrazione in un blocco della catena, blockchain, appunto, catena di blocchi, avvengono mediante consenso costruito attraverso combinazione del meccanismo crittografico con quello della ricompensa. Questa blockchain, in particolare, contiene l'evidenza di una transazione completa per il trasferimento della valuta corrente. Bitcoin è un termine che risuona in questo contesto. In generale, essa può registrare altri tipi di informazioni, contratti, certificazioni di dispositivo, nell'ambito di altri domini applicativi. In generale, la blockchain è una rete in cui ogni nodo possiede una copia del libro mastro che contiene i dettagli delle transazioni. Esiste però un'altra tecnologia molto importante che è Linked Data, in quanto non ci limitiamo soltanto a caricare i dati e le informazioni sul web, ma dobbiamo anche creare i collegamenti tra di loro, in modo tale che una persona o una macchina possano esplorare l'intera rete dei dati. Quando i dati sono collegati, basta conoscerne qualcuno per riuscire a trovare tutti gli altri che si collegano ad essi. Nella scienza dei computer, i dati collegati, linked data, descrivono un metodo di pubblicazione e raccordo dei dati, tutti i dati che provengono da fonti eterogenee, cioè da diversi siti web. Si basano su tecnologie standardizzate come l'Hypertext Transfer Protocol, HTTP, e Uniform Resource Identifier, URI, utilizzate per presentare pagine web ai lettori umani, ma estese in modo tale da renderle leggibili e comprensibili anche ad una macchina. Beh, naturalmente, questi ci permettono di interrogare dati che provengono da diverse fonti e possiamo sostenere che, quella costruita dal web è una gigantesca base di dati navigabile, una gigantesca base di dati planetaria navigabile. E direi che con questa, discussione, con questa trattazione abbiamo posto le premesse per entrare nell'ultima parte della lezione. Oggi trattiamo del gemello digitale, che è la rappresentazione virtuale di un'entità fisica, animata o inanimata, di una persona, di un dispositivo o ancora di un sistema, anche se molto complesso. Diciamo che il nostro interesse è nell'evidenziare la differenza tra il gemello digitale e quello reale.
La componente digitale, che è virtuale per natura, è connessa alla corrispondente parte fisica reale con la quale può scambiare in modo intensivo delle informazioni, dei dati, sia in modalità sincrona, cioè in tempo reale, sia asincrona, cioè nei tempi successivi. Il gemello digitale è permanentemente collegato con quello fisico. Quest'ultimo comprende sia sensori integrati interni sia quelli esterni, oltre alle interfacce per la gestione della comunicazione tra le parti. Il gemello digitale si collega inoltre con analoghi dispositivi fisici operanti in contesti differenziali, anche sul piano geografico. I dati operativi dei sistemi fisici, insieme a quelli delle manutenzioni, vengono trasferiti alla copia digitale, che così aggiorna il modello virtuale, anima del gemello fisico, dovendo essere una rappresentazione di questo precisa e aggiornata. L'immagine virtuale del gemello fisico si consolida successivamente alla sua messa in opera, rendendo così possibile tracciare la cronologia delle sue prestazioni. Adesso vediamo di contestualizzare il gemello digitale. E a questo fine è bene sottolineare che le proprietà statiche del dispositivo vanno a integrarsi con quelle dinamiche acquisite attraverso l'Internet delle cose. In questo modo cresce il valore aggiunto di questa rappresentazione congiunta tracciata su tutto il ciclo di vita dell'oggetto, a partire dal progetto alla realizzazione, alla messa in opera e anche alla sua contestualizzazione. Il modello viene infatti migliorato e potenziato utilizzando degli ulteriori metadati, ad esempio acquisendo condizioni ambientali in cui il dispositivo sta operando, i dati provenienti da altri dispositivi che sono collegati con lui, raccogliendo anche quelli della manutenzione, della cronologia del servizio espletato, le informazioni sull'azienda che lo possiede, quelle del costruttore, i dati di fabbricazione con le corrispondenti configurazioni e tutti questi integrano quella rappresentazione fornendo una descrizione molto ricca e completa del dispositivo fisico nella duplice prospettiva statica e dinamica. Lo scenario è quello di un'analisi fondata su tre assi: descrizione, predizione e prescrizione. Vediamo a questo punto la coppia dei gemelli. Ecco, l'immagine che vediamo rappresenta gli elementi che caratterizzano i gemelli antropomorfi e in effetti possiamo rilevare, diciamo così, l'aspetto che permette di identificare il gemello. Infatti parliamo di un identificatore unico che è usato per distinguere tra loro i gemelli, i sensori e gli attuatori. Infatti il gemello reale è dotato di sensori affinché la copia possa replicare i sensi naturali di quello fisico, vista, udito, gusto, olfatto, tatto, usando anche appropriati attuatori in base alle specifiche esigenze dell'applicazione. Non dimentichiamo l'intelligenza artificiale, che è il secondo componente fondamentale. Il gemello digitale può essere dotato di un controllore che viene arricchito con sistemi ontologici per l'apprendimento della macchina, potenziato con reti neurali per consentire l'assunzione di decisioni appropriate per conto del gemello fisico. E poi la parte della comunicazione, il gemello digitale deve interagire in tempo reale con l'ambiente, oltre che con altri gemelli reali e digitali, e l'interazione deve comprendere anche il senso del tatto, che deve avvenire con un tempo di latenza non superiore al millisecondo, seguendo standard peraltro definiti in sintonia con le specifiche dell'internet tattile. A proposito di di sensori, sono certamente molti quelli che palesemente indossiamo nella nostra quotidianità. Alcuni di questi sono raccolti addirittura in un solo dispositivo, come ad esempio nel nostro smartphone, microfoni, telecamere, accelerometri, sistemi di posizionamento globale, wifi, bluetooth, sensori di temperatura, umidità, luce ambientale. Non dimentichiamo quel gran numero di smart card che abbiamo nel portafoglio, dal bancomat alle carte di credito, alle carte fedeltà dei supermercati.
A questi si aggiungono bracciali sportivi che eventualmente indossiamo con dei sensori come cardiofrequenzimetri, quelli che misurano la pressione e la temperatura, corporea. E non possiamo neanche dimenticare l'interazione quotidiana che abbiamo con il resto della tecnologia in ambiente, laptop, desktop, telecamere stradali, controllo degli accessi, Alexa, Siri, ogni momento, ogni evento. Ogni interazione con altre cose e persone nella nostra esistenza quotidiana è monitorato minuziosamente. Tutti questi dati permettono a qualsiasi soggetto in grado di accedere ad essi di tracciare il profilo statico e dinamico di ciascuno di noi. In pratica, di elaborare il nostro avatar nella dimensione spazio-tempo virtuale. Per gestire i gemelli digitali e reali abbiamo bisogno dell'Internet delle cose. Si tratta di piattaforme, alcune dichiarate open source, cioè con accesso libero al codice sorgente, in grado di archiviare e recuperare dati che provengono dalle cose, utilizzando anche il protocollo HTTP, che come sapete è indispensabile per il funzionamento del web. Le piattaforme consentono la gestione fisica e virtuale dei dispositivi di campo, l'impostazione di applicazioni per la registrazione dei dati da essi generati, prodotti dagli oggetti più disparati, realizzando un vero e proprio social network di cose, e la piattaforma interagisce con ciascuna cosa, sensore attuatore, continuando ad aggiornare il suo stato in tempo reale. Bene, a questo punto cerchiamo di comprendere come opera la piattaforma dell'Internet delle cose. I sistemi che si basano sull'Internet delle cose sono realizzati per molti domini applicativi, come ad esempio monitoraggio e controllo dell'ambiente, monitoraggio sanitario, monitoraggio di flotte di veicoli, automazione industriale, dell'agricoltura, nella domotica e molto altro. In estrema sintesi, i sistemi di Internet delle cose possono essere descritti usando lo schema riportato in questa figura, dove vediamo a sinistra dispositivi intelligenti, reali o virtuali, tipicamente le cose reali e virtuali connesse a Internet, che si collocano, si dice, ai margini della rete. Sempre nella stessa figura, al centro, vediamo il primo e il secondo livello del cosiddetto cloud computing. Frontiere e nebbia computazionale, edge e fog computing, dove i dati che provengono da fonti diverse, cioè da diversi sensori, sono aggregati e analizzati in tempo reale, spesso attraverso ambienti di analisi proprio realizzati a questo scopo. Nel lato destro della figura, vediamo invece delle unità di elaborazione più complesse che integrano l'applicazione dell'Internet delle cose. In questo caso, i dati vengono trasferiti dai sensori e dalla piattaforma IoT e portati in un ambiente software esteso per consentire, ulteriori analisi per elaborare nuovi algoritmi che vengono eseguiti nel cloud. In generale, in effetti, l'Internet delle cose è fatto dai suoi gemelli virtuali, dall'architettura cloud, che prevede tre livelli, come abbiamo visto nella figura, l'edge computing, il fog computing e il cloud computing. A questo punto cerchiamo di comprendere come un gemello fisico, un gemello virtuale si comportano in quella piattaforma. E in effetti possiamo vederlo con un dettaglio maggiore rispetto a quello che abbiamo fatto finora, guardando al sistema descritto in questa immagine, dove è possibile individuare a sinistra un semplice esempio di dispositivo fisico dotato di un sensore di temperatura, un cicalino e un modulo Wi-Fi per consentirgli di comunicare con l'internet. Tutti i componenti sono gestiti da una scheda Arduino Uno che agisce attraverso il suo microcontrollore. A destra è presente invece il gemello digitale, elementare di questo stesso dispositivo, ma simulato nella piattaforma Tinkercad, che è un'applicazione gratuita, semplice da usare, pensata per la progettazione tridimensionale, l'elettronica e il coding. Il gemello digitale si comporta esattamente come l'originale fisico di cui è copia. Acquisisce infatti la temperatura ambiente attraverso il sensore, trasmette i valori acquisiti alla piattaforma IoT posta nel cloud.
Se il valore che viene trasmesso supera una certa soglia stabilita, la copia digitale reagisce anch'essa attivando il cicalino. Molto importante è il fatto che se gli andamenti delle temperature rilevate dai due dispositivi gemelli si discostano in modo significativo l'uno dall'altro, l'algoritmo in piattaforma rileva il malfunzionamento del sensore fisico a seguito del confronto del modello ideale del sensore con quello elaborato come reale. Infatti, quest'ultimo modello di tipo statistico viene costruito lavorando proprio con i dati raccolti durante l'operatività del gemello fisico. Lo stesso algoritmo in piattaforma potrà intervenire segnalando l'anomalia attraverso gli allarmi presenti su entrambi i dispositivi fisico e digitale. Beh, diciamo che questa panoramica termina la nostra lezione. Auguro a tutti un buon proseguimento nel percorso intrapreso.